Santa Giulia, museo della città di Brescia, custodisce tra le molte ricchezze artistiche e storiche un prezioso gruppo di 8 colonnine con capitelli scolpiti, proveniente dall'antica basilica di San Salvatore. La chiesa, di fondazione longobarda, rappresenta il nucleo del complesso di edifici che costituiscono lo storico monastero di Santa Giulia. I rilievi dei capitelli, ritenuti di scuola antelamica, risalgono al periodo di maggiore splendore del monastero, quando il cenobio venne definitivamente intitolato alla santa. Le colonnine vennero probabilmente realizzate in occasione degli importanti ampliamenti del XII secolo, che coinvolsero anche la cripta di San Salvatore. Il capitello che raffigura il martirio di Santa Giulia è particolarmente interessante per la raffinata esecuzione artistica e per la storia che racconta. Simboleggia in modo emblematico la potenza dell'antico monastero femminile di regola benedettina, poiché uno dei lati rappresenta la santa, assimilata alla badessa nell'atto di impugnare un bastone pastorale in forma di croce. I due lati più noti del capitello hanno finora goduto di particolare attenzione perché il loro significato è evidente. Il martirio è narrato con vivacità d'azione. La santa mantiene un'espressione di serena saldezza, mentre i carnefici la straziano in croce. I due aguzzini sono effigiati con ricchezza di particolari. Uno dei due, con una lunga veste, porta i capelli raccolti in crocchia sul capo, mentre l'altro è a dorso nudo e porta un panno avvolto ai fianchi. La mano divina appare da una nuvola ad accogliere in cielo la colomba che rappresenta l'anima della giovane santa. Nella successiva faccia del capitello, la badessa impugna in atteggiamento ieratico i segni del suo potere, che era allora di poco inferiore a quello dell'imperatore e del papa stesso. La carica era elettiva e vitalizia, proprio come quella del pontefice. Benefici economici ed autonomia amministrativa conferivano alla badessa un potere a cui ben poche donne erano in grado di aspirare in epoca medievale. La mano destra regge un pastorale a croce, mentre la sinistra stringe la palma, segno di santità e martirio. Che non si tratti della giovane martire ma della badessa in abito cerimoniale lo si deduce facilmente dalla mancanza dell'aureola, presente invece alla testa della figura crocifissa. L'interpretazione concorde degli studiosi vede nelle figure che la attorniano le giovani educande che il monastero imperiale ospitava, un'élite femminile proveniente dalle più influenti casate europee. Il monastero di Santa Giulia rappresentava in quei secoli forse la maggiore istituzione formativa per le ragazze delle famiglie allora dominanti. In primo piano appare una fanciulla che indossa un elegante vestito caratterizzato da maniche estremamente ampie. I capelli ondulati sono trattenuti al capo da una fascia preziosamente adorna. Singolare l'atteggiamento di affidamento confidenziale con cui la giovane si appoggia al braccio della badessa. Forse questo personaggio femminile è ritratto in modo intenzionalmente individuale, ma certamente l'immagine connota il ruolo di assoluto rilievo che Santa Giulia aveva nell'istruzione femminile medievale. Le rimanenti due facciate del capitello sono state finora identificate come raffigurazioni relative al martirio di Sant'Ippolito e da quello di San Lorenzo. I soggetti dei bassorilievi non sembrano però avere alcuna attinenza con una simile interpretazione. Benché l'uso di illustrare i santi attraverso gli attributi iconografici del martirio si sia affermato in epoca più tarda, non si osserva alcun indizio oggettivo di riconoscimento. In particolare, la tradizione leggendaria tramanda che Sant'Ippolito fu dilaniato dai cavalli che ne smembrarono il corpo, mentre San Lorenzo resta associato alla graticola su cui patì il supplizio del fuoco. L'accostamento di questi due santi alle vicende del monastero bresciano appare quantomeno arbitrario. Mi sono pertanto concentrato sulla lettura degli elementi che i bassorilievi presentano. Una facciata del capitello è dedicata ad un personaggio seduto sopra ad un ponte sotto cui è ben visibile scendere la corrente del fiume. La sua mano è posata sul manufatto in atteggiamento che appare di assorta, vigilante protezione. Si tratta certamente di un chierico, come si può osservare dalla tonsura. Alle sue spalle sta in piedi un individuo che sfiora con le dita della mano sinistra la schiena dell'uomo seduto. La mano non spinge con forza, ma tocca semplicemente in atteggiamento che parrebbe di supplica. La destra tiene un'asta che non viene impugnata con vigore, ma su cui il personaggio sembra piuttosto appoggiarsi. La sua estremità termina con un pomolo evidente. Un altro ingrossamento globoso sembra visibile più in basso, quasi all'altezza della schiena del personaggio seduto. Un tale attrezzo corrisponde alla tradizionale forma antica del bastone da pellegrino.
Il bordone, così era chiamato, costituiva allora un vero e proprio segno di riconoscimento del pellegrino. Il diritto all'ospitalità previsto dall'insieme delle norme note come Leges Peregrinorum ne faceva espresso riferimento come requisito di identificazione. Lo troviamo ben illustrato in diversi sigilli dell'ospitale di Teupascio, ora Alto Pascio, l'ospizio retto dai cavalieri del Tau, già documentato dal secolo XI. Una raffigurazione ben più recente è invece riconoscibile nel fregio policromo dei Della Robbia, sulla facciata dell'ospedale del Ceppo Pistoia. Il postulante regge dunque un bordone, la bocca aperta in una smorfia che sembra di arsura e sofferenza. Resta da notare che i più antichi xenodochi in area appenninica furono fondati dai Longobardi lungo la via Francigena, proprio nei territori dei possedimenti del monastero benedettino di Leno e di quello di Santa Giulia. I monaci di Alto Pascio divennero in seguito noti addirittura con l'appellativo di monaci pontieri per le opere che seppero realizzare. Il significato di questo bassorilievo pare quindi dimostrare evidente pertinenza con il precedente. L'organizzazione di assistenza dell'istituzione monastica bresciana estendeva infatti la sua azione alla preservazione del sistema viario e al sostegno del pellegrino. Con questa raffigurazione si volle forse testimoniare un ruolo di tutto rilievo in questo ambito di servizio sociale. Infine, la quarta facciata del capitello rappresenta un chierico insediato in una struttura che potrebbe sembrare un robusto pulpito in legno, una sorta di Pergamo, una maestosa cattedra che nelle antiche università prendeva il nome di Bigoncia. Il religioso porge ad un uomo privo di tonsura e quindi un laico un oggetto che ha l'aspetto di un libro. Si direbbe un agiato personaggio, abbigliato con un lungo mantello annodato sulle spalle che ricade ampiamente sul petto. Egli tende rispettosamente le mani per accogliere ciò che gli viene offerto. Il monastero di Santa Giulia fu sede di un apprezzato scriptorium, nonché biblioteca ed archivio ufficiale dell'impero. Tuttavia, ritenere che questa raffigurazione racconti dell'esistenza di un'opportunità di accesso alla cultura resta decisamente avventato. I due personaggi hanno il capo adornato di aureola e sono dunque identificabili come santi. L'assenza della tonsura del personaggio con il mantello, forse San Martino, e la mancanza di ulteriori elementi rendono ardua l'identificazione dei due santi. Il modello iconografico corrisponde ad una consegna della regola, cioè all'assegnazione del corpo di norme di vita monastica che un ordine o monastero riceveva solennemente da un padre della Chiesa, come Sant'Agostino o San Benedetto. È legittimo immaginare che il monastero di Santa Giulia volesse in quel tempo sottolineare la continuità che legava le antiche origini longobarde, di regola benedettina, con il rinnovamento organizzativo della vita monastica portato dai Franchi, che si affermò in epoca carolingia. L'ordine cluniacense subentrò infatti profondamente nell'area di storica egemonia del monastero bresciano. In conclusione, gli artistici rilievi dello storico capitello bresciano costituiscono un superbo insieme iconografico, destinato a celebrare nei secoli i fasti e le benemerenze del monastero benedettino imperiale ed a testimoniare i valori irradiati da Santa Giulia in Brescia.